Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Ma il tempo intenso in Sicilia e soprattutto sui settori ionici, dove già dalla notte si sono abbattuti rovesci e temporali che hanno assunto anche carattere di nubifragio. Siracusa è stata una delle città più colpite da questi fenomeni. Come potete vedere appunto dall'immagine di Siracusa News, le strade si sono trasformate in fiumi, con l'acqua che ha sommerso anche le auto. La situazione sta tornando alla normalità, ma attenzione perché nelle prossime ore e nei prossimi giorni la Sicilia, come anche le altre regioni meridionali, continueranno a venire interessate dal maltempo. Quest'oggi rovesci e temporali interesseranno ancora la Sicilia centro-orientale, soprattutto nelle ore pomeridiane, prima di andare incontro ad un generale esaurimento in nottata. Anche domani il tempo rimarrà instabile sulla Sicilia, ancora una volta sulle zone ioniche e su quelle centrali, con piogge e rovesci anche intensi, soprattutto tra il pomeriggio e la serata. Vi invitiamo allora a seguire tutte le ultime notizie sia sul nostro sito sia scaricando la nostra app gratuita Meteo per avere tutte le previsioni sempre aggiornate per le vostre località. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.